Solamente a divertirsi è naturale, ma come credete di riuscirvi senza prima vedere il grandioso spettacolo della compagnia di Simon Boccanegra? Ma decidetevi, inclito pubblico, potrete vedere gli uomini volanti e questo è niente. Robin, il cavallo parlante! Non perdete tempo, lo spettacolo è cominciato! Le 5 ragazze 5, the 5 girls 5! Gentile e nobile pubblico, gli uomini volanti! Questi bastardi porci. Dico, sceriffo, mi hanno rubato il cavallo. Prova a camminare, dice lui. Ma a me serve per lavorare, è addestrato, è un'attrazione del mio spettacolo. Non è solo un cavallo. E lui quante gambe aveva? 4, quante doveva averne? Allora era solo un cavallo. Ma era mio, e io lo rivoglio. Senti, dice, oggi tira una brutta aria il paese. Dammi retta, cambiala. Buongiorno, Franz. Salve. Anche morti ci troviamo. Vieni un momento, dai, fa presto. Al sud, tu non mi vuoi dar retta, ma noi al sud dobbiamo andare. Avanti, sveglia, carognoni, buoni bastardi! Bestiacce, non siete né cavalli né asini. Mangia piano a tradimento! Prima un cazzo di quelli che dico io e vedrete alla fine che vi faccio fare. Robin, sì, che è... Aspetta, perché vuoi andare solo? Solo la parola. Non è il caso di avvertire anche gli altri. Ogni cosa a suo tempo. Bastardi, si lascia cesare. Gio, vedo che hai un gran sonno. Mettiti a letto e dormi, qualunque cosa succeda. Ma perché? Non discutere. E questi che vogliono? farci un corno. E adesso? Che facciamo adesso? Bisogna far presto, se no quest'uomo muore dissanguato. E tu, va a prendere 3 balili. E questi? Gli daremo il via oltre quelle colline. Dovrebbe funzionare nel caso ce ne siano altri in giro. Peccato. Almeno uno potremmo tenerlo. Lo si potrebbe addestrare. No, meglio di no. Allora, che state facendo? Quanto vi manca? Tu vai avanti coi carri, Mami. Vi raggiungeremo appena finito. Ma sei matto? Non ti preoccupare. Faremo presto. Non preoccuparmi. È una parola. Lo so io. Ho fatto un po'. Il lupo perde il pelo, non il vizio. Pistoleri non ne voglio nel mio circo. A Thomas gliel'avevo detto e lui aveva giurato che il passato era morto e sepolto. E invece alla prima occasione, pam, pam, mi fa secchi 2 uomini. Se non era per lui ci avrebbero fatti fuori tutti oggi. Tu sta zitto, piscialletto, che ne vuoi sapere? Bastava non aver nascosto nessuno. Ma lui vi ha spiegato che... Ha spiegato un corno! Per poco non mi prendeva un accidente, ma non vuole mai quest'arma. Va bene, io la pallottola gliela levo, lo curo, lo faccio guarire, dopodiché mi faccio prestare una pistola e gli sparo un'altra volta dove dico io. Sta rinvenendo? Il signorino sta tornando dal mondo dei sogni. Bravo, ma bravissimo, complimenti. Lo sai che stavi morendo dissanguato, anche se per bendarti mi hai rovinato un costume da $50. Lascia perdere, dai, ma... Lascia perdere un accidente! E tu cerca di stare fermo, di non gridare e di non aver paura. Vedrai, sarà un giochetto da ragazzi. Sì, mi trema un po' la mano, ma sta tranquillo. Attrazioni direttamente venute dalla lontana Europa. Il più eccezionale corpo di ballo, gli uomini volanti, la grande comica finale. Il tutto offerto da Simon Boccanegra, il mago che tutto lo indovina, il presente, il passato, il futuro, per solo un quarto di dollaro. A proposito, hai pagato? Oh sì. Ah, brava. Vedo. Senti, quante anime siete? Cosa? Quanti abitanti ha questo villaggio? Ah, siamo quasi 300, signore. Beh, meglio di niente. Vedo. Accidenti! Oh, non per te, carina, per te vedo solo salute e felicità. Ma però ci basta. Vai, carina, vai. Ma... Lo so, non sono stato esauriente. Vorrà dire che farò in modo di farti venire gratis allo spettacolo. Adesso però vai, ci vediamo stasera, figliola. senti come scotta. Ci mancava anche questo adesso. Mamma, deve esserci del denaro nella tasca della camicia. Lo so, sta tranquillo, nessuno te lo tocca. Prendilo e procurami un cavallo. Un cavallo? Tra quanto sarà notte? Tra un'eternità e mezzogiorno. Fammelo trovare stasera dietro questo carro. No, è impossibile. Non te ne puoi andare in queste condizioni. Tu hai il dovere di pensare a te e alla gente che lavora per te. Non devi preoccuparti di nient'altro. Qui sembra a posto. Lo vedi? Thomas! Thomas! Non ce la faccio più, sto diventando matto. Calmati, Mami. Un uomo come quello fa presto a rimettersi. Dagli solo un po' di tempo. Vedrai che presto se ne andrà. Ehi, Joe! Senti, lui dice che... Cosa? Beh, è lui stesso che me lo ha proposto. Su, coraggio. Insomma, vuole andarsene subito, adesso. Ma che stai dicendo? Dove vuoi che vada nelle condizioni in cui... Sta zitto, tu chi t'ha interrogato? Joe ha ragione. Non andrebbe lontano. Però se è lui che se ne vuole andare, perché glielo dobbiamo impedire? Senti, lasciamo almeno che sia lui a decidere, non ti pare? È come dirgli di andarsene. No, ma... Smettila di preoccuparti. Sta tranquillo, Mami. È un'ossessione la tua. L'hai detto tu stesso che nascosto com'è nemmeno il diavolo riuscirebbe a scovarlo. Ma... Coraggio, ragazzi. Proviamo i tiranti. Aveva ragione Finch a dire di averlo ferito. Guarda, guarda, proprio un bel lavoretto. Ma estremamente pericoloso! State bene attenti, la minima distrazione parte l'osso del collo. Un esercizio unico nel suo genere che nessuno prima d'ora ha mai avuto il coraggio di eseguire e che richiede nervi d'acciaio e il massimo della concentrazione. Raccomando perciò a questo inquieto pubblico, quando il tamburo tacerà, il più assoluto, completo silenzio. Grazie. Stiamo perdendo tempo. Maledette scimmie. Mi è piaciuto il numero? Niente paura! La parte dello spettacolo! E lo spettacolo continua! Tornate pure a sedere tranquillamente ai vostri posti. Ed ora, signore e signori, la gara! Fuori! Giù quell'arnese. Neppure a meno. Non sei tu che stavo cercando. Comunque sei un ottimo miele per le mie mosche. Soltanto per questo farò in modo di non farti crepare. Credo che la nostra bella vacanza sia finita. Mettere gli animali al coperto. C'è abbastanza biada per un anno qua dentro. Stai con gli occhi aperti se vuoi evitare qualche brutta sorpresa. Non ci aspetta. Male come trappola. uscire di qui adesso ci vorrebbe la dinamite. Hai degli strani amici. Mettiti pure comoda, tieni lontano la mano dalla pistola. Se non vuoi essere imbottito di piombo prima di sapere da che parte arriva. Appunto! Mettete le mani sulla vostra stupida zucca. Vieni giù, bestione. Da quando è in qua gli asini volano da queste parti. Per evitare guai gli asini fanno questo ed altro da queste parti. Guarda, guarda che bei pescioni. Senti, disgrazia, se sei venuto per propormi un qualunque affare, te li faccio ingoiare tutti interi. No, lo so che ti sei messo a riposo e magari hai fatto razza. Dico bene, bestione. Babidolle è il mio aiutante. Credevo fosse tuo figlio, le proporzioni ci sono. Perché non ce lo fai conoscere? Babidol, questa è una disgrazia che devo aver conosciuto in passato. Scusalo se non può dirti di andare all'inferno, ma è sordomuto fin dalla nascita. Questa è forse l'unica ragione per cui ci vado d'accordo. Ma hai sentito parlare di un certo Finch? No. Non fosti proprio tu a spedirlo ai lavori forzati? No. Ma hai sentito parlare di... No, sono stato abbastanza chiaro. D'accordo. Del resto Sharp lo aveva previsto. Chi? S-H-A-R-P. Sharp. Che bella testa, eh? Sta morendo dalla voglia di sapere che c'entri Sharp con quella carogna di Finch. Ma mica dice niente. No. Finch oramai è fuori gioco. Dovrebbe campare 200 anni per venire fuori da dove è adesso. Gliene sono occorsi 195 di meno. Ha tagliato la corda. Se lo dici tu. Comunque, immagina che ce l'abbia fatta. E che con una trentina di pari suoi si sia sistemato in un posticino fuori mano. E non a caso. Mi stai seguendo? Come un cane da caccia. Su quelle montagne i più fortunati hanno trovato l'oro ed hanno richiesto le relative concessioni. Sta attento che è carico. Naturalmente Finch non lavora in proprio. Sta coprendo le spalle un trafficone che cerca di mettere le unghie su tutta la zona. Immagina che qualcuno dei cercatori abbia reagito. Che cosa credi gli sia capitato? Me l'immagino. Ora immagina che Sharp sia uno di loro. Sharp cercatore? Già, con tutta la famiglia. E lui è tra quelli fortunati. Naturalmente gli hanno offerto di rilevare la concessione. Fa tu il prezzo. L'ho fatto. Ah, vedo che la vita comoda ti ha oliato le meningi. Bravo. Tempo fa Sharp ti mandò a chiamare, ma non riuscirono a trovarti. Trovarono me e Sharp mi ha consegnato questo. È una cessione di tutti i suoi diritti, finsi di vincergliela al gioco. Così li abbia addosso io quel branco di lupi. A quanto pare sembra che tu debba molto a questo Sharp. Che cosa ti è? Parente? Peggio, è un amico. Ma qui c'è anche il nome mio. È stata una mia idea. Non avresti voluto mica che approfittassi io da solo della fiducia di Sharp, no? Raccontala un altro. L'hai fatto per mettermi in mezzo. Quando avrai finito di silabare ti accorgerai che le concessioni vanno rinnovate di anno in anno. E l'anno sta per scadere. Brutti luri di farabutti! Tu, questa faccia da lucido da scarpe! Sharp! I figli di Sharp? I figli di Sharp! Se non è vero stavolta t'ammazzo! Si sta comodi nella cuccia, bestione? Pensa agli affari tuoi. E tu? Che c'entri in questa storia? Anch'io ho un conto da saldare da quelle parti. Ma guarda che mi doveva capitare. E tu è inutile che te ne stai lì impalato, tocca anche a te, sai. Se quanto hai detto è vero, quel posto sarà una polveriera, non ci lasceranno neanche arrivare. A questo proposito dovremmo andare a ripescare qualcuno prima, ho una certa idea. E figurati se non aveva un'idea. Fai un piccolo sforzo, su. Ah, è scritto nelle stelle che tu debba sempre rompermi le uova nel paniere. Da quando in qua sono i galli a fare le uova? Ma sembrava... Ah, non ci si può più fidare di nessuno. Thomas! Dove sono gli altri? Andati. Dove? Tu ci lasciasti, ce ne fosse andata bene una e poi la concorrenza qui ad Abilene ci ha dato il colpo di grazia. E così mi hanno abbandonato. Tutti hanno trovato un lavoro tranne me. Nessuno mi ha voluto. Certo vengono a trovarmi di tanto in tanto, dicono che stanno facendo risparmi per poter ricominciare insieme come una volta. Ma sono solo chiacchiere. Da quel che dice sembra che siano ancora in città. Smetti di piagnucolare. I guai sono finiti, Mami, almeno per te. Che dici? Ha detto che i guai piccoli sono finiti. Ne incomincia uno talmente grosso che nemmeno te lo immagini. Salve. Si torna insieme. Si torna insieme. Tutti quanti. Tutti quanti. Quando? Quando ti decidi a scendere. Yuhu! Ho detto 100 volte che il caffè lo voglio in camera. Come preferisce, signor Collins. E quando arriva deve essere bollente. Ma certo, signor Collins. E sia ben chiaro che non voglio aspettare un'ora prima che me lo portino su. Mi sono spiegato? Naturalmente, signor Collins. E la cameriera deve bussare prima di entrare. Perché no, signor Collins? E per quanto riguarda i vestiti, poi, pretendo, che vengano spazzolati e stirati ogni santo santissimo giorno. E non voglio ripeterlo più. Posso dire una parola, signor Collins? Vado all'inferno! Ho detto all'inferno! Aspetta un momentino, tesoro. Uno di questi giorni torno, non ti preoccupare. Ciao! Quanta ve ne serve di vernice? Quanta ce ne serve di vernice? 20 libbre di bianco, 10 libbre di rosso, 3 di verde, 2 di giallo e 5 pennelli. risparmi. Vedrai, Sharp se ne ricorderà al momento opportuno. Sì, buono quello. Come se non lo sapessi che è più tirato di una fucilata. Vedrai. Ma perché quelle valigie non sono ancora sul carro? Se almeno servissero a qualche cosa. Quando sapranno di che si tratta, vedrai tu che bel fuggi generale. Lo sanno già, ci ha pensato Thomas a dirglielo. Mm? Ci devi $162,32, McGavin. Spiacente, da oggi niente più credito. Tu mi darai quella medicina, se a me. Ho la piccola di nuovo con la dissenteria, per le porcherie che voi vendete. Lo sai che pagherò quando ne avrò la possibilità. Potete anche andare a passeggio, tu e i tuoi figli. Ma lontano di qui. Io devo eseguire gli ordini, McGavin. Non sono io il padrone. E se la compagnia ha detto che non ti si fa più credito finché non paghi, credi a me, è perfettamente inutile che sprechi fiato. Niente credito e basta. Oh. L'hai voluto tu. Oh. Non è da paragonare alle armi che vendete, ma è sufficiente per ridurre in minestra quel tuo sporco cervello. Servitevi pure, ragazzi. Tu sai quello che ti aspetta, vero? E chi non lo sa? E a questo proposito, chissà che tu non mi abbia dato un'idea. No. Sarà un piacere ricambiare i tuoi amici con la loro stessa mercanzia. Là dentro, prendine più che puoi. Non saranno mai troppi. Rifletti bene, McGavin, prima di farlo. Ho riflettuto abbastanza. In questi ultimi mesi non abbiamo lavorato al giacimento. Quello può aspettare. Ci siamo costruiti una tana dove nemmeno voi riuscirete a tirarci fuori. Ehi, pa, manca anche il lardo. Prendi anche quello, serviti pure. Ti dirò un'altra cosa, Sammy. Il sindaco di Contea sarà qui da un giorno all'altro e se nessuno lo farà sarò io a parlare. Dirò io in che razza di trappola ci avete cacciato. Dovremmo far presto quest'anno. Non posso trattenermi più di 2 giorni. È tutto pronto per i rinnovi? Avete avvertito tutti del nostro arrivo? Sì, sì, signore, è tutto pronto. State tranquillo, signore, non sarà certo come l'anno scorso. Ci vorrà più a dirlo che a farlo. McGavin è impazzito, dice che parlerà, dirà tutto. Te ne occupi tu. Con i cavalli è tutta un'altra cosa, eh? Non c'è paragone con i puli. Già, soprattutto nel prezzo. Naturalmente i primi incassi spetteranno a lei, signor Hatch. Thomas mi ha detto che è lei che paga, quindi è più che giusto. Sì, pensa agli incassi tu. Thomas Lipton. Defunto. Richard Lipton. Defunto. Jenny Lipton. Defunta. La concessione, se richiesta, va di diritto ai figli. Defunti anche loro. Anche loro. C'è nessun altro fra i qui presenti che vanti i diritti sulla concessione dei Lipton? Se permettete noi, eccellenza. La nostra società vanta un credito nei riguardi dei defunti, regolarmente sottoscritto da loro, di $52,27. La firma corrisponde, signor Bono. Allora, signori, c'è nessun altro che vanti i diritti sulla soprannominata concessione? Nessuno. Nessuno che saldando un debito di soli $52 o magari impegnandosi a saldarlo voglia fare regolare domanda a noi per ottenere la zona delimitata in mappa dai numeri 387 e 422 in concessione ventennale, rinnovabile anno per anno, secondo l'articolo 7 del regolamento di questa contea? Ecco, vede, eccellenza, noi... Non mi chiami eccellenza. No, vostro onore. E nemmeno vostro onore. Come non detto? Naturalmente la vostra società ha già pronta una regolare domanda di prelazione, immagino. Naturalmente. Andiamo avanti. Wilbert Jones, concessione numero 3725, rilasciata a nome del suddetto o dei suoi aventi causa e iscritta al ruolo secondo il regolamento di contea il 7 luglio del corrente anno. Venite avanti. Siete voi Wilbert Jones? Sì, signore. Intendete rinnovare la vostra concessione segnata in mappa con i numeri 737, 415 e 528? No, signore. Silenzio! Cosa? No, signore. Ma come sarebbe? Non siete voi che l'anno scorso avete fatto il diavolo a 4 per ottenerla? Sì, signore. E oggi non la volete più? No, signore. Perché? Perché? L'anno scorso era l'anno scorso. Oggi preferisco lavorare per la società mineraria. Se siete contento voi, procedete. Firmate qui. Anche per Jones vantiamo un credito di $73 e di conseguenza noi... Avete già pronta la domanda di prelazione. Appunto. Appunto. E allora favoritela senza tante chiacchiere. Sarei onorato di averla mia ospite per il periodo che si tratterrà qui. L'albergo non offre le comodità a cui lei è abituato. Dica un'informazione, signor Fisher. Quanti empori ci sono qui in paese? Quanti vuole che ce ne siano? Uno. E naturalmente appartiene alla sua società. Abbiamo dovuto rilevarlo dal vecchio proprietario. Morto? Sarebbe a dire? Beh, da quel poco che ho sentito ho avuto l'impressione che ci sia una mortalità molto alta in questa zona. No, signore. No, non è morto. Solo che non credeva nello sviluppo di questa comunità e ha preferito andarsene. Se non sono indiscreto, perché questa domanda? Oh, niente. Semplice curiosità. Beh, grazie per l'invito, signor Fisher, ma sarà per un'altra volta. Vieni, Pitt. A domani, signore. Vi raggiungo immediatamente, signor Bono. Caro signor Pitt, lasciate che ve lo dica. Mi siete simpatico. Il nostro paese ha bisogno di funzionari come voi. Pitt. Sì, signore? Sto aspettando. Vengo subito, signore. Scusatemi. Sì, signore. Aiutami a levare gli stivali. Zitto, sta zitto, sta zitto. Voglio parlarci, sono nel mio diritto, non potete impedirmelo. Posso esservi utile? Sì, toglietevi di mezzo. Prenderete freddo. Dovreste stare attento alla vostra età. Nessuno vi autorizza a preoccuparvi della mia salute. Sono troppi e troppo organizzati. Per questo anche i più caparbi hanno finito col piegare la testa se volevano mantenerla sul collo. Solo i McGavin, una famiglia di irlandesi, non ha voluto saperne. Oggi dalle loro parti sembrava ci fosse la guerra. Ma anche per quella gente ormai è finita. Perché se non sono già crepati, nessuno di loro riuscirà a scendere in paese. E quel babbeo del giudice non ne saprà mai niente. Verranno considerati morti. E anche la loro concessione passerà alla compagnia di Fisher. Li sentite? Ricominciano. Non è servito a niente farvi venire. E sarebbe peggio se restaste. Senti, Sharp, tu puoi scendere liberamente in paese, no? Certo. Così domani potresti far circolare una voce. Sì, ma con le spie che hanno arriverebbe subito alle orecchie di Fisher e dei suoi. Non dovrebbe fargliele drizzare. Però c'è un'altra cosa da fare prima di giorno. Quale? Sarà l'alba. E allora per la smania di raggiungere il paese faranno come le pernici, prenderanno il volo una alla volta, non vi sarà difficile fermarvi. Dai il cambio agli uomini, voglio che dormano, capito? Sì. Eventuale quanto inclito pubblico torna alle 9 precise, puntualmente alle 9 in punto avrà luogo una grande rappresentazione di arte varia a cui nessuno dovrà assolutamente mancare. George Brady, defunto. Benny Whitman, defunto. Giorni così e trionfali trionfi, presentata dalla compagnia di Simon Boccanegra, colui che tutto sa e quel che non sa l'indovina. Il circo è una cosa a cui non so resistere. Pitt va a riservare 2 posti per stasera. A lei piace il circo? Ah sì, molto. Allora riserverei 3. Il signor Fisher sarà nostro ospite. Davvero gentile, però mi permetta di... Secondo me questi artisti vanno aiutati. Sarebbe un vero peccato che qualcuno disertasse il loro spettacolo. Non accadrà. Signori, in onore del nostro giudice di contea, la direzione della società mineraria vi invita tutti allo spettacolo di stasera. Tutti, senza eccezione. Grazie. E dato che lei è così gentile, sento il dovere di aggiungere che considererei un'offesa personale non assistere allo spettacolo. Non si preoccupi, signor Boone. Ci saranno tutti. Dov'è Finch? Dentro. Niente o quasi niente. Ne abbiamo fermato solo uno che tentava di uscire. Te l'ho detto, l'unica è la dinamite. Troppo rumore. McGavin? Stasera prendi tutti quelli che vuoi, fai quello che vuoi, ma per la riunione di domani di quella gente non voglio più sentirne parlare. Mentre io sarò col giudice allo spettacolo potrete lavorare tranquilli. Che spettacolo? Se solo una delle ragazze sbaglia, qui stavolta va tutto all'aria. Non possono sbagliare. Sanno bene quello che fanno. I minatori da un lato e gli uomini di Finch dall'altro. Com'è d'accordo? Manca solo uno. No, mancava. Dai, vieni a vedere. Prego, signori, da questa parte. Sta calmo. Sono calmo. Bene. Visto che siamo al completo, cominciamo lo spettacolo. Per me lo spettacolo è già finito. Io non ce la faccio. Non potete pretendere che... Non fare l'idiota. Adesso non puoi tirarti indietro. Io non mi tiro indietro, mi rifiuto solo di andare avanti. Tu invece ci vai. No! Arretta a me. Signore e signori, inclito pubblico, innanzitutto permettetemi di ringraziarvi della vostra presenza stasera. Grazie. In vostro onore questa sera i nostri attori si esibiranno, oltre che nei numeri che li hanno resi celebri in tutti i paesi e le città dell'Ovest, in una breve pantomima liberamente tratta da un'opera di un artista europeo emerito, il cui nome certamente tutti voi conoscete. Il signor William Shakespeare! Caldo, eh? Noi siamo fermamente convinti che incontrerà la vostra più incondizionata approvazione, ma nella malaugurata ipotesi che qualcosa dovesse disturbare il vostro raffinatissimo gusto, vi prego, rammentate che non ne siamo noi gli autori, noi siamo semplicemente gli attori, gli interpreti, come dire, ambasciator non porta pena. Dai vostri occhi vedo che siete ben disposti. E la vostra innata educazione vi impedirà di trascendere e di abbassarvi a compiere atti che potrebbero venir giudicati inconsulti. Grazie. Sveglia, bamboccio! Guarda tu se questo è il momento di pensare alle donne. Ehi, pa, torniamo a casa. Aspetta un momento. Interessante, vero? Molto. Dovrebbe essere già su. Cos'è stato questo rumore? Quale rumore? Hai sentito niente tu? Forse un tuono, un temporale. Ma che temporale? A me è sembrata dinamite. Chi volete che usi dinamite a quest'ora? Ed ora, signori e signore, una bella sorpresa per tutti e ciascuno di voi. Ma attenzione però, perché? Perché? Metti la mano sotto la panca, così saprai. allora guai, dal circo uscir non saprai, perché ci resterai. Attenzione, attenzione. Ah, sembra proprio che ce l'abbiamo fatta. Ma lo sai che comincio a divertirmi pure io? Non perdere tempo. Oh. Ed ora, signori e signore, illustrissimo pubblico, uno spettacoloso numero mai visto prima d'ora e che alcuni di voi, secondo me, non avranno più occasione di rivedere. Qualcosa che vi farà raggelare il sangue nelle vene. E dico poco! Ma che cosa stiamo aspettando? Ci siamo. Torna al tuo posto e tienti pronto, ormai è questione di minuti. Il piacere e la soddisfazione di presentarvi gli indomiti minatori volanti! Thomas Lipton! Era un uomo a cui non piaceva dei compromessi! De Punta! Antony Billy! Aveva trovato il modo di sfamare sé e i suoi figli! De Punti! Tommy Lar! De Punto! Elliot Cannon! Ammazza tutti! Avevo detto, guarda che bell'esercito abbiamo messo insieme. Su, belli, e questo è il momento di darsi da fare. Ma che vi succede? Lo vedi? Guarda tu in che guaio ci siamo andati a cacciare. Ve l'avevo detto che perdevamo tempo con questa marmaglia. Questi non li smuove nemmeno il terremoto. Alla finita, Hatch. Io la faccio finita, ma quanto è vero Dio, se vengo fuori vivo da questa faccenda, torno qui e stacco la testa a tutti, uno per uno. Buffoni, ma di che cosa siete fatti? Lo capite, sì o no, che bisogna agire adesso? È facile parlare. Chi? Perché io e mio fratello vogliamo venire con voi. Diteci solo che dobbiamo fare. Muoverci per non finire come topi. Io con loro. Te la prendere, in fondo stavo cominciando ad annoiarmi in riva a quel lago. Secondo me questa buffonata è durata abbastanza. E secondo me fareste meglio a non parlare. All'inferno anche voi! Non vi rendete conto che se non mi daranno retta non ci sarà più speranza per loro? Né per le loro mogli, né per i loro figli? Perché dopo che Finch avrà sistemato quei quattro imbecilli non avrà pietà per nessuno! Non sono loro i veri pagliacci, siete voi stasera! Buttate quelle pistole, sono ridicole nelle vostre mani. E io vi garantisco l'immunità. Andrò io da Finch e lo convincerò che non vi sia torto un capello. Ma dovete farlo subito. Illusi, voi ancora gli credete? Io non so cosa stiamo aspettando. Mi fai venire il volto stomaco solo a guardarti. E io starti accanto non devo fare meno schifo. Vieni, Jack, noi andiamo fuori. Charlie, vieni qui e slegami. fatto la fine del pollo arrosto. Figura del pagliaccio finisce col farla tu, signor Fisher. Servirà a spedirti sulla forca, non credi? A meno che anche tu non voglia tentare la sorte. Avanti, Mr. Fisher. Su, facci vedere chi sei. Non m'ero sbagliato, Mr. Fisher. Sei tu il vero pagliaccio.